cittadini quando stanno votando in aula in questo momento il silenzio assenso da parte delle pubbliche amministrazioni anche per atti che riguardano la salute dei cittadini. Quindi, Ministro, per cortesia le chiedo di rivedere il parere e chiedo ai miei colleghi, l'onorevole Miotto, l'onorevole Lenzi, l'onorevole Binetti, di fare attenzione a questo emendamento. Grazie. La ringrazio, onorevole Fabbri. Grazie Presidente. Ritengo che sia opportuno precisare il contenuto di questo articolo che intende andare nella direzione della semplificazione e della certezza dei tempi rispetto ai procedimenti amministrativi. Introduce il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni, ma vorrei chiarire, il silenzio assenso non è la rinuncia all'acquisizione di un parere, nulla osta o concerto, ma si chiede alle pubbliche amministrazioni statali e in generale di esprimersi, cioè di fare il loro lavoro, di fare le istruttorie correttamente, in tempi certi e di dare il proprio nulla osta, parere o concerto. Nell'articolo si precisa che nei 30 giorni ci si deve esprimere, ma il termine è interrotto. Qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In caso l'assenso, il concerto o nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dopo la consegna dell'istruttoria. Quindi c'è un termine aperto, ma la tutela del paesaggio, della salute e dell'ambiente non può essere un potere autoreferenziale e indiscriminato a carico dei ministeri o delle autorità competenti. Le autorità competenti rispondono ai cittadini e i cittadini hanno bisogno di tempi certi nei procedimenti. Se ci sono elementi di complessità, possono usare i termini di interruzione, ma non l'ultimo giorno utile per esprimersi, nei tempi congrui per poi sviluppare le necessarie istruttorie. Grazie. La ringrazio. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti. Grazie Presidente. Ritengo che queste ultime affermazioni siano di una gravità inaudita, dette soprattutto da un esponente, diciamo, della maggioranza di un governo che vorrebbe in qualche modo innovare e cambiare il paese. Addirittura dire che il silenzio assenso diventa un potere da parte di alcune delle pubbliche amministrazioni che sono demandate alla tutela paesaggistica ambientale, diventa quasi un parere di potere assoluto da parte di questa amministrazione, io credo che sia fuori di ogni grazia di Dio. Vorrei ricordare, lo ha detto prima la collega Mannino, io lo voglio dire, che sono decenni che i governi di destra cercano di imporre il silenzio assenso in materia ambientale, in materia paesaggistica. Questo non c'entra nulla con il fatto che bisogna assicurare ai cittadini dei tempi rapidi per vedere approvate o respinte le proprie pratiche, ma è del tutto evidente che questo metodo del silenzio assenso non favorisce nessun altro che la speculazione e i costruttori e coloro che vogliono infrangere i vincoli paesaggistici e ambientali. Io vorrei ricordare ai colleghi e alle colleghe